Un premio che vuole rendere omaggio a tutti gli imprenditori ed artigiani che hanno lavorato con impegno e con onestà, che i giovani dovrebbero prendere come esempio. Così il presidente della Camera di Commercio di Macerata, Giuliano Bianchi, ha salutato le numerose famiglie presenti alla Domus San Giuliano che ha ospitato il 39° premio della fedeltà al lavoro e del progresso economico. È una festa, in effetti oggi è una festa. Alla fine di una carriera, bene o male, la Camera di Commercio vuol riconoscere appunto questo impegno con un piccolo premio, ma quello che conta è indicare una via e loro, questi imprenditori, questi professionisti, questi operai sono stati un esempio, e questo esempio che dobbiamo mostrare ai giovani. Non è una vita, non è una cosa facile, la vita è fatta di impegno, di sacrificio, quindi siamo molto felici di poterli festeggiare oggi tutti insieme, anche con le autorità che sono intervenute e che quindi danno un valore anche a questo premio. Siamo, ripeto, molto orgogliosi di presentare a tutti e anche grazie a voi, i mezzi della comunicazione, gli esempi da prendere, perché queste sono le persone che hanno creato e mantenuto la ricchezza nel nostro territorio. Non è mancato nemmeno il premio Donna Impresa, giunto alla sua 13ª edizione. Gli anni sono passati, è una manifestazione importantissima per la nostra Camera di Commercio di Macerata. In più abbiamo il 13° premio di Donna Impresa, quindi premieremo le donne che si sono distinte nel nostro territorio. E quindi è una soddisfazione per me come Presidente, in tutti questi anni insomma, aver seguito questo gruppo di donne imprenditrici che rappresentano tutte le categorie economiche. Sono 5 donne, 5 premi e 2 premi speciali. Li premieremo con una bella opera d'arte di una scultrice qui marchigiana, precisamente Fogante Donatella, che è una scultrice maceratese, e quindi questa scultura verrà anche esposta nelle aziende delle donne, quindi sarà un riconoscimento, un'attestazione del loro lavoro. Tra i presenti anche Monsignor Marconi, convinto che il lavoro non solo nobiliti l'uomo, ma sia un pilastro fondamentale per tutta la famiglia. La mia presenza vuole essere un incoraggiamento a tutte le persone che si impegnano nell'ambito del lavoro. Io oggi dico che dare lavoro è sicuramente una cosa degna di nota e di importanza, perché costituisce il fondamento della serenità delle famiglie. È un'opera di misericordia oggi dare lavoro, e quindi dare lavoro, lavorare con qualità, garantire il lavoro è qualcosa di serio. Anche perché il lavoro nobilita l'uomo. Sì, conoscevo un contadino che diceva: il lavoro nobilita l'uomo e lo fa faticare come una bestia. Qualche volta succede anche questo, che il lavoro è stressante oggi forse più che mai, però senza lavoro manca la dignità. E questo dobbiamo cercare davvero di garantirlo il più possibile. L'evento è stato anche un'occasione per parlare della realtà imprenditoriale che stanno vivendo le aziende in questo difficile momento di crisi economica. Vicino alle aziende, come ribadisce il presidente della provincia Antonio Pettinari, ci debbono essere le istituzioni. Se c'è una situazione che difficilmente riescono a sopportare i nostri imprenditori, i nostri lavoratori, è quella di non onorare i propri impegni, impegni anche verso appunto di chi, a cominciare dai dipendenti, aspettano il salario, aspettano di essere diciamo retribuiti, e naturalmente tutto quello che riguarda poi il compito dell'istituzione. Questo è un altro capitolo ed è anche un giorno di monito per noi, perché dobbiamo fare di tutto e di più per garantire, per creare quelle condizioni di sviluppo e di progresso che loro vogliono continuare a costruire, e a noi spetta naturalmente di fare la nostra parte. Infine è stato assegnato il premio all'etica sul lavoro, e a consegnarlo è stata l'onorevole Paola Mariani. Dando questo premio etico insieme al premio Fedeltà al Lavoro e Progresso della Camera di Commercio, ed è un premio che viene dato a quegli imprenditori che, nonostante appunto il periodo difficile di crisi economica, rispettano i dettami della legge 68, che è quella legge che prevede l'inserimento obbligatorio di personale disabile nelle imprese che hanno più di 10 unità.
e noi abbiamo scelto 3 imprese nel nostro territorio, rispettando diciamo, i 3 ambiti in cui dividiamo territorialmente la nostra provincia, cioè i nostri centri per l'impiego di Macerata, Civitanova e Tolentino, e abbiamo scelto delle imprese che non solo hanno ottemperato questi obblighi di legge, ma a volte sono andate anche oltre il numero previsto, e anche le modalità di inserimento di questo personale disabile viene valutato in maniera positiva. Questo è un modo anche per riconoscere ai nostri imprenditori un valore aggiunto.